Buongiorno ragazzi o buonasera se state guardando il video di sera. E oggi andiamo a prendere la nuova seminatrice. Ovviamente quando io devo andare a prendere degli attrezzi per il trattore c'è sempre una giornata del cavolo e anche oggi è nebbioso. Ragazzi, questo è il tempo, abbastanza nebbioso. Dobbiamo andare a Parma. Il viaggio sarà abbastanza lungo. Andiamo. Ragazzi, mi sa che siamo arrivati. Ci eravamo persi perché abbiamo sbagliato strada e con il rimorchio dietro si fa veramente una gran fatica a girarci e avevamo bisogno di tanto spazio. E forse adesso siamo arrivati. Latte. Sì, poi qua è facile che Dio non ancora mangiato stamattina, quindi... No, ma siete belli da pazzi! Sì, sì, ho visto. Ti lamenti? Ciao! Le provi tutte, eh? Sì, mi tiene la testa dentro, che ti fai male da lì. Ti hanno risposto. Cucù. Non lo sai qual è, che ti sono tagliato più tardi. Ah beh. Ragazzi, stiamo tornando a casa, abbiamo caricato la seminatrice e intanto abbiamo fatto anche un giro in questa stalla che, come vi farò vedere o vi ho già fatto vedere, i vitellini, c'erano le mucche e la mia ragazza si è innamorata dei vitellini. Cioè, dovreste vedere la faccia che ha in questo momento. Non dopo... si vede niente. Galleria? Vai. Dovreste vedere la faccia che ha in questo momento, che è strafelice, stracontenta e sta riprendendo lei. E quindi ragazzi, ci vediamo a casa. Bene ragazzi, siamo arrivati a casa finalmente. Il viaggio è stato lunghissimo. Sapete, se mi seguite, che io abito a Bologna e noi siamo andati a prendere la seminatrice a Parma e adesso la andiamo a scaricare.
ragazzi, abbiamo finito di scaricare la seminatrice e abbiamo fatto un po' fatica dopo a sistemare il rimorchio. Adesso facciamo un po' di cab view e vi faccio vedere, per quel che riesco, vi faccio vedere il Landini. Bene, abbiamo parcheggiato il nostro Landini e adesso vi faccio vedere la seminatrice. Allora ragazzi, intanto mi si era scaricata la batteria della fotocamera, anzi della videocamera, quindi ne ho approfittato per tagliarmi i capelli e la barba. E adesso vi faccio vedere la seminatrice e basta. Allora, la seminatrice è una vecchia seminatrice OMA, Officina Meccanica Agricola, è lunga 2,25 m e ha, se non sbaglio, 17 falcioni. I falcioni praticamente sono tutte le varie gambette che abbiamo qui. Questo adesso è smontato, ma è quello che serve per chiudere la fila del seme. Qui abbiamo il buco per scaricare il seme quando non serve più e qua abbiamo i rullini per i vari tipi di semi. Questa è la leva per seme piccolo, medio e grande. Vi faccio vedere l'interno, ma ovviamente è una seminatrice vecchia, c'è un po' di ruggine, ma va benissimo, presto la vedrete in azione. Qua abbiamo i vari fori che fanno uscire il seme, qui la regolazione della, diciamo, velocità con cui escono i semi e vabbè, le ruote normale. Questa seminatrice la vedrete in un prossimo video in campo. E qui davanti abbiamo l'attacco a tre punti, giustamente non è come quelle seminatrici trainate, che vedete i tre punti qua
1, 2, 3, il suo piedistallino e basta. Quindi ragazzi, anche per questo video è tutto. Lasciate un mi piace, mi raccomando, perché così riuscite a supportare il canale. Iscrivetevi, che così lo supportate ancora meglio. Spero vi sia piaciuto il mini tour nella stalla del ragazzo dove ho comprato questa seminatrice, con le mucche, i vitellini, eccetera, eccetera. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!